Nel segno della discontinuità, appena insediato, il nuovo governo manda messaggi chiari all'interno e all'estero. Si parte con la scelta di Gentiloni a commissario europeo. Ora si aspetta di capire quale carica occuperà l'ex premier e presidente del PD. Si parte da una commissione di primissimo livello, economia, commercio, concorrenza. L'Italia torna ad essere protagonista in Europa. Questo è il messaggio. Ministro, possiamo dire che con il nuovo governo l'Italia torna in Europa? L'Italia è fondatrice dell'Unione Europea, abbiamo perso troppo tempo a litigare invece di dare proposte, di dare soluzioni e di rendere l'Europa un'alleanza che cambia anche a livello globale quelle che sono le grandi criticità. Grazie. Sempre oltre confine, segnali di una nuova fase arrivano anche dal neo ministro degli esteri Di Maio. Fedeli alla NATO, ma dialogheremo con tutti. L'Africa deve essere un'opportunità, aggiunge il titolare della Farnesina, ma sull'immigrazione si deve modificare il trattato di Dublino. E sempre in tema di immigrazione, in attesa di modifica al decreto sicurezza, arriva il primo atto ostile al precedente governo, con la decisione del ministro degli affari regionali Boccia di impugnare una legge del Friuli in quanto discriminatoria nei confronti dei migranti. Una vergogna la risposta di Salvini, che annuncia la presenza della Lega lunedì prossimo a Montecitorio, nel giorno della fiducia, alla manifestazione voluta da Fratelli d'Italia contro il governo.